Ciao a tutti e bentornati qui con una nuova puntata sulla Borgrund. Allora, qui ho lavorato una mezz'oretta dopo che ho finito la registrazione dell'ultima puntata, così che ho fatto un paio di file così che questa può lavorare tranquillamente, questa trebbia qua può lavorare tranquillamente, così almeno noi ci dobbiamo occupare solo dello scarico quando arriva in questa zona. Adesso, tanto lui comincia a fare su e giù, ogni volta che fa su e giù, secondo me riusciremo a scaricarla benissimo senza avere altri problemi. Poi ci tocca solo andare a raccogliere queste barbabietole che sono qua per terra e vedere un po' cosa fare, se li andiamo a vendere direttamente o magari li metteremo in una produzione o qualcosa, ma adesso questo non è un problema. Per adesso dobbiamo solo raccogliere. E cosa che c'è ancora in ballo è ma perché sto traffico è così massacrante? Vai, il traffico su sta Morgrund è troppo lento. Cavolo. Mi blocca gli aiutanti. Fammi vedere. Un altro lì che si ferma. Vamo via. Ok, questo è pieno. Dovrebbe partire. L'altro si sta andando. Sì, diciamo che la situazione continua. Chi è che è bloccato? Oh, guardate lì. No. Ho sbagliato io. Chiedo scusa. Possibile che sono pochi 2v2? Cioè 2 4? Facciamo una prova. Allora, allora ne dovrò fare forse qualcuno in più. Adesso facciamo una prova. Andando lo mettiamo qua, poi vediamo. Vediamo se si dovesse tornare a bloccare. Gli facciamo altri due giri, dai, vediamo un po' cosa succede. Boh, non lo so. Qua, questo sta andando a scaricare. Ok. Andiamo sulla Jeep. Dov'è la Jeep? Qui. Così andiamo a vedere quanto materiale abbiamo già input. Ho chiuso la puntata precedente che ne avevo 5 qualcosa, 5,40, 5,60, non ricordo bene. Vediamo un po'. Beh, siamo quasi a 700. 700.000. Cominciano forse un po' i problemi adesso per scaricare con i trattori? Non lo so. Vedremo in questa puntata cosa succede. Qui stanno cominciando a scaricare anche fuori dal silos, ma tanto dopo metteremo tutto dentro e compatteremo. Ok, abbiamo il tempo di fare un altro. Purtroppo non ho altri trattori per compattare, ragazzi. In un modo o nell'altro mi devo organizzare, perché altrimenti non ce la facciamo. Vediamo questo che dovevi fare. Il set dovrebbe prendere quello, il penultimo se non sbaglio. Dai, va bene. Fino a quando loro ce la fanno così, va benissimo. Il problema comincia quando loro non ce la fanno più. Allora, vediamo un po' dov'è qua. Allora, lì non si è bloccata. Direi che... quanto ne ha? Andata e ritorno? Beh, ce n'è. Possiamo benissimo scaricare, perché al ritorno non ce la posso fare, perché altrimenti dovrei andare a rovinare il raccolto. Tanto è veloce.
Ok, adesso ci tocca solo aspettare Lise. Riesce a scaricare o meno. Ma adesso a scaricare, a girarsi poi, no? Vediamo. No, dov'era qua? Ma perché mi fa... Oh, ma perché? Vai, vattene, macchina. Via, show. Cioè, perché vanno così piano? Guardate questa, sì, no, meno male che questa se n'è andata a farsi il culo da un'altra parte. Ancora. Allora, sapete ragazzi cosa facciamo? Che gli diamo un altro due giri intorno, dai. E poi dopo ci posso mettere anche l'aiutante normale, penso, dai. Vediamo un po'. Che qui dovrebbe bastare adesso. Adesso gli metto l'aiutante. Curse play lo eliminiamo, tanto non c'è più bisogno. Vediamo se così va bene. Questo possiamo anche toglierlo. 4 sono pochi, ce ne vogliono minimo minimo 6. Ma questo lo avremo, questo problema lo avremo nel prossimo, cioè nella prossima volta, perché questo giro ormai abbiamo dato. Qua sta lavorando benissimo, ok. Questo sta tornando, vediamo l'altro aiutante come è messo. Ok. Benissimo. Allora, torniamo di nuovo di qua, che secondo me quella è quasi già pronta per essere scaricata. Sembra se non si ferma qui. E la dobbiamo scaricare dall'altro lato, ma non ci penso proprio. Ops, scusate, errore. Ok. Allora, vediamo. Adesso l'aspetto qua, così nel momento in cui lui è in posizione per scaricare, non ho capito perché l'aiutante fa sti giri qua, guardate un po', cioè ha tutto lo spazio che vuole per girarsi qua, guardate che casino che fa.
cioè, boh. Se una cosa del genere la fai in realtà, rovini tutto quello che c'è, cioè ti rovini tutto il tuo raccolto. Ma che poi il problema c'è solo ed esclusivamente con questo attrezzo qua. Dai! Già pieno? Sì. Ok, scarichiamo qua. Oh, io ragazzi non so quanto, a quanto siamo arrivati qua, ma ce n'è di materiale, eh? Allora, quella la scarichiamo al prossimo giro. Aspetta che mi vado a mettere di nuovo in posizione. Tanto andata e ritorno non si dovrebbe riempire. Ok, qua a posto. Andiamo a dare un'occhiata qua come siamo messi. Oh, quello vedete che comincia ad avere problemi. Ah, cacchio. Ce la facciamo a dargli una spinta? Dai. No, vai, vai avanti, non ti fermare. Bravo, 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 vai, 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 vai. Vai. Ragazzi, mi sa che mi ci vuole una pala, una lama di quelli e dare una mezza spianata. Facciamo una cosa. Allora, prendiamo la macchinina, andiamo a prendere una di quelle pale lì. Una lama più che pala, un lama no sputant. Beh, stavolta non mi ho fregato, perché normalmente vado sempre su di là, su giro. Non mi ha fregato. Allora, ci va la pala qua sopra? Io spero di sì. Ok. C'è la lama, più che... secondo me no. Ma adesso vediamo. Vediamo, vediamo, vediamo. Prenderò... uno dei due trattori... non dico sicuro non quello verde, cioè non il John Deere, prendo, cioè questo verde, o prendo l'altro John Deere o prendo il McCormick, almeno una mezza spianata gliela do. Ah, quella è ancora qui? Vieni fuori. Sapete cosa posso fare, ragazzi? Che mi è venuta un'idea. Aspetta, 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 che forse, forse è una bella cosa. Allora, mi servono soldi. C'è ancora quello in offerta? Boh, non lo so, adesso vediamo. Perché mi è venuta un'idea? Me li dà 100.000? Me li dà. Ok. C'è ancora? Boh, c'è, perfetto. Allora, io prendo questo, perché comunque mi serve... mi servono questi trattori qui. Allora, prendiamo quelli con Row Crop Dual. No, mi serve sempre il Dual. Il Dual è così e basta. Il motore va bene. No front, no front grill. Cos'è? Front grill va bene. Design standard. No flasher, flasher sì,
Agganci, sì, altrimenti. No, no, agganci. No, agganci, agganci. Anche perché qua quant'era? 7,4 che non si capisce di preciso quanto è il peso. Aggancio caricatore frontale non mi serve. Va bene. Compra. Compra, compra. Poi vado qui. Compro questa e quella. Sì, la solita che prendo sempre. Ok, poi mi serve. Dammi un bel peso. 1500. No. Questo quant'è? 2. Va bene questo. No, no, perché devo prendere uno di quelli piatti perché non vorrei che tocca sotto. Questo va bene, dai. Compra, compra, compra. Allora, vediamo. Allora, speriamo che vediamo. Va bene. Sì, forse chiusa toccherebbe nelle ruote, giusta regola se vogliamo andare a vedere un po'. Però non l'attacco davanti perché davanti secondo me non funziona, perché è troppo basso questo trattore qua. Però per far quello che serve a me adesso è perfetto. Che tanto mi serve a marcia indietro, lo utilizzo a marcia indietro. Allora, riesco così. Ok. Dobbiamo solo dare una spianata, non è che dobbiamo fare chissà che cosa. Questo va bene. Forse, infatti. Allora, tiriamolo un pelo giù, perché mi serve un po' più giù. Ehi, dai, non vedo. Così va bene. Meglio andarci piano piano, perché se si pianta anche lui siamo rovinati. Vedete, basta che gli diamo qua, che lo mettiamo bello dritto per salire. Non ho capito perché non ne stanno arrivando. Strano. Ma infatti la trincia è a zero come chilometro orario. Aspetta, vediamo un po' cosa succede. Tu sei fermo, tu sei fermo. Dov'è il tuo... Tu sei... guardate un po' dov'è il bagaglio qui. Ah. Perché non ci vai? Aspetta che lo giro direttamente, ma tanto adesso sarà partito sicuramente l'altro aiutante.
Dai, non lo prendi? Sì, perché sicuramente è partito già il prossimo e questo qua non... Beh, adesso aspetto che arriva l'altro e poi... Ma la parte... No, la... Oh, mamma mia, qui... Ma quando ne verrà fuori? Forse abbiamo esagerato un po', eh? Però va bene, dai, ormai è andata, vai. Dai. Oh, vai. È arrivato l'altro, sì. E poi quasi quasi me l'ha riempito qua il rimorchio, perché siamo a 31.000. Allora, vediamo un po' se ci metto l'aiutante. Cioè, se ci metto autodrive. No, passa all'altro. Allora facciamo una cosa che... lo sapevo io. Che poi questo è pieno. Metti qua, mi riempi qua, per favore. Sì, ok. Riempi qua. Perché quello sta là dietro? Vabbè, sai che ti dico, facciamo così. Allora, vamo a scaricare, dai. Ok, così quello si sposta e non rompe. Allora, vediamo un po' dov'è quella invece. Andiamo a spostare, scaricare questa. Così, e poi diamo altre un po' di giri lì al nostro silos. Ok. E qui il problema, qua davanti. Devo spianare bene qua. Così che nel momento in cui vanno su non mi si bloccano. Ok, arrivato qua è inutile dopo. Alla fine arriveremo che li dovrò scaricare tutti io, perché se è troppo pieno poi non scaricano più, non ce la fanno e lì dopo li dovrò scaricare a mano. Perché se fosse il silos quelli chiusi, loro scaricano indietro, scaricano fino alla fine, non è un problema. Ma questi silos qui da un lato sono belli perché è di passaggio il trattore e scarica tranquillamente, no? Invece qui è un casino. Allora, secondo me quello che fa più fatica di tutti è andare su qui. Oh no, 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 non voglio. Sarà il John Deere come questo qua. Perché visto che davanti è molto, molto basso, vedete? Cioè, voglio spianare un pelo pure qua, così che quando scendono
Non hanno problemi. Ma penso che qui ormai il problema non c'è più. Il problema più grosso è a salire, ma a salire abbiamo dato. Va bene, dovrebbe andare bene. Vediamo quanto abbiamo dentro. Secondo me il milioncino ci siamo. 800.000. Compattato al 60%, ma va bene. Quello è una cosa che si può fare sempre, compattarlo. Mi interessava metterlo pari, così che almeno su questa cosa qua, vediamo un po', ne arrivano. Allora, questa è la macchina. Aspetta. Sì, vamo al parcheggio del rimorchio. Così parcheggia il rimorchio. Vediamo qui. Ok. Quello che stava andando, no? Allora, scarichiamo la trebbia. Dai. Sì, diciamo che sono due o tre puntate che adesso sono un po' più incasinate, perché abbiamo tanti lavoratori, cioè tanti aiutanti in ballo. Qualcosa la dobbiamo fare anche noi, perché altrimenti noi ci stiamo dietro. Un po' di confusione, caos. Però sono, perché è venuto pronto tutti e due nello stesso periodo, cioè due campi grossi con lavorazione grossa da fare, cioè tipo come il mais e come le barbabietole. Ah, e per fortuna che almeno abbiamo potuto automatizzare una lavorazione al 100% quasi, no? Perché quella della raccolta del mais, alla fine non è che abbiamo fatto chissà che cosa, tranne che i primi giri, nel momento in cui abbiamo automatizzato, o per meglio dire messo in funzione alla grande i percorsi, vedete che loro lavorano in autonomia tranquillamente. Questo scaricato, perfetto. Beh ragazzi, è passata un'altra mezz'oretta abbondante, io direi che chiudo la puntata qui, vi do appuntamento sempre sulla Morgrund per il fine settimana, dove la domenica ci saranno sempre le due puntate di questa mappa qua. Se non ve la volete perdere e vi volete iscrivere al canale, iscrivetevi. Un salutone, al prossimo video, ciao!